like there's no tomorrow. Ciao a tutti, io sono Flavio, ricordatevi come prima cosa di mettere like al video e iscrivervi al canale mentre ci avviciniamo verso la fine dell'esperienza, di questa particolare esperienza con Affinity. Accendo la musica nelle mie orecchie così per prepararmi a affrontare questa league, partiamo noi. Allora, noi qua possiamo fare... Ah, peccato che Automaton faccia... Allora, noi possiamo fare terra passo... Tanto Gingerbrut e Frogmite possiamo farli anche di secondo, quindi faccio Keep. Perché se pesco terra, di secondo posso fare Patchwork e il mondo intero. Se no, comunque ho gli stessi esatti danni, perché facciamo terra stappata, Gingerbrut, Welding Jar, Tottero, Frogmite. Non ha senso lanciare ora tutto il resto e non aspettare un turno. Passo. Il nostro turno forte abbiamo capito che è spostato come focus sul turno 2. Allora, il mazzo sta girando bene, devo ammettere. Sono particolarmente colpito da questa cosa. Terra. Che cazzo. Però non possiamo non farla. Springleaf Drum. Welding Jar. Ornitottero. Frogmite, mi spiace solo veramente non aver fatto Patchwork Automaton in questo spottone. Facciamo lui, perché se pesco terra faccio Gingerbrut. Non pesco terra, passo. No, no, questo devo tenerlo in mano però, sono un cretino. Vai. Questo devo tenerlo in mano perché dopo potevo fare Patchwork con dietro il pezzo. Vediamo contro cosa siamo in tutto ciò. Uvic Troll. Uvic Control è forte contro di noi, eh. La prima volta che lo becco, credo. Sì. E Patchwork potrebbe essere molto interessante in questo matchup. O F6, perché se hai delle cose sono degli esili. E quindi, insomma, non è niente però. 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo Patchwork. Vediamo se arriva il Counterspell. No, facciamo questo. Vediamo, perché potrebbe anche farci una vrattona. Beh, oddio, vrattona, abbiamo Welding Jar per riprenderci, eh. Attacco con due, vai. Sì, con due, tanto, non so, tipo Blessed Alliance, l'unica carta che mi può venire in mente. Ma perché non attaccare con due pezzi? Vai. Il board è impegnativo. Certo che Teferi è un problema. Beh, qualsiasi cosa ci rimbalza è un segnalino in più su Automaton, quindi va bene. Sì. Quindi non so neanche se abbia senso per lui fare Teferino in questo spot. Non ho idea di come sia questo matchup. Posso dire. Rigenero, tanto insomma. Ecco, questo mi fa pensare che dopo ci arriverà una vrattona gigante sui denti. Qua ne abbiamo 2, 4, 5, 6, 7, 11, non sono abbastanza. Ha senso fare spell bomb per rimbalzarmi questo coso. Basta, aggiungo due danni. Vai. Che comunque, voglio dire, non siamo proprio freschissimi, se posso. Sì. Tra l'altro mi rimbalzo qualcosa che non posso giocare. Forse mi conviene veramente rimbalzarmi Frogmite. No, però è più forte comunque, credo, rimbalzarsi Patchwork. È più forte rimbalzarsi Patchwork. Vai. Comunque noi abbiamo l'ita, cioè lui è costretto a tirarci qualcosa sui denti, per forza. Vai.
Abbiamo comunque in mano per fare automaton, ma ci perdiamo Memnito dietro. E Vratta, ok, ce l'immaginavamo. Terra stappata. E no, mazzo, non ci siamo. Porca miseria, mazzo. Porca miseria. È vero che dopo siamo letali. Pazzesco, eh. Però in mezzo lui credo che giocherà del Magic. Cioè, suppongo. Se poi vuole non far niente, però. Cosa mi to... Ah, mi togli quello con ending pagata 4. Ci sta. Sì. Ah, beh, mi dai una terra, mazzo, per favore. Gentilmente, grazie. Tra l'altro, le nostre carte più forti in questo matchup sono le saghe, non le abbiamo viste. Ecco, è una terra. Ho fatto bene a rimbalzarmi un auto. Beh, secondo me sì, in realtà. Credo che Automaton sia un pezzo comunque forte in questo matchup. Ho voluto riprovare gli Automaton perché nell'ultima league non mi avevano fatto impazzire, ma me li avete suggeriti talmente tanto che suppongo che siano buoni, quindi devo aver letto male io qualcosa, ho voluto riprovarli. Vediamo un po'. Beh, una solitudine. Terra stappata, mazzo, ti prego che giochiamo intorno a solitudine e invece... E invece. Vediamo cosa vuole fare. Beh, credo che la sua linea migliore sia appoggiare sta solitude che ha in mano sul pezzo che è chi però è buona. Se avessi pescato una terra... Beh, in realtà lui faceva comunque solitude e chi se ne frega, no? Chiaramente lui avrà un removal qua, cioè non mi vedo freschissimo. Però... La nostra linea è questa. Vai. Snappello. Va bene. Va bene. Tocca a te una carta in mano. Che palle. Lui starà indietro per forza. Va bene. Non abbiamo pescato un peschino. Ne voglio di più. Questi non sono peschini, mazzo. Non sono peschini. Cast. Basta, tanto lui blocca, non ha senso. Mi ha lasciato un turno vuoto. Con turni vuoti noi moriamo, lui vince, eh. Snap, marcia bianca, concedi. Dobbiamo pescare le saghe, i peschini. Abbiamo visto il nulla. Terra, saga, eccola lì. Ok, e le reliche importanti. Allora, credo proprio di andare a mettere Pitting Needle, Grave Digger's Cage e queste due carte per Snap. Pitting Needle per Teferino barra esplosivi a scelta. Mettiamo Ancient Champion sicuramente e i Metallic Rebuke. Lasciamo Patchwork Automaton perché qua sembra che semini il disagio. Togliamo le Wae, una Welding Jar. Una per la Vratta, magari la teniamo. Un paio di drop a zero. Credo che possano andarsene i Totter. Ma però non si dice. Però Tottero non viene bloccato da Solitude. Quindi così tagliamo un drop 2, drop a 7. Mi rinforzo ormai. È così lì di supporto a guardare la partita. Una Cranial Plating. Credo che possiamo liberarci di tipo Shadow Spear. Non mi sembra particolarmente il suo matchup. Magari sbaglio, però.
Magari non si deve togliere mai Shadowspear, però lui ha pochissime bestie anche, cioè anche il Trample perde un po' di senso. Allora, se avessimo una terra, figata. Qui abbiamo una terra. Minchia, Keep. Via Spellbomb, Done, faccio terra passo. Che schifo. Vai. Tra l'altro è una terra orripilante, nel senso che se lui ci fa marcia sopra possiamo anche concedere direttamente. Vediamo. Non fa marcia sopra. Bravo. Ma noi non facciamo niente. Ok. Va bene. Va bene. Frogmite costa 2, quindi non possiamo farla. Passo. Abbiamo perso sta partita, secondo me. Forse un keep del cacchio. Può essere che sia stato un keep del cacchio. Vabbè, hai fatto. Breeding pool, passo. Ok, prendo mana. Oh, faccio. Devo prendere Springleaf. Sì. Ok. Faccio dietro questo, vai. Bruttissima sta situazione. Iper bruttissima. Lui ha 6 carte in mano. Non ha charm open, quello è. Attaccheremo col 3-3, siamo indietro con il nostro Metallic Rebuke. E passiamo, che non è proprio una race madonna clamorosa, eh. Qua facciamo. Ma quasi quasi me la piglio sta terra. Va bene, vai. Dopo abbiamo un pupazzo. Che però sta sotto i suoi removal. Ma vabbè, cos'è Memorial? Ma che lista sta giocando? Ci abbiamo perso. Pazzesco. Che schifo. Certe volte Magic fa schifo. Allora. Ok, qua ha letto chiaramente Metallic Rebuke. Va bene. Facciamo pupazzo. Che prendiamo tipo Graveticker's Cage qua. Ok. E passo. Eh sì, passo per forza. Ok. Va bene, opt. Ok. È ancora, cioè siamo ancora vivi, sono abbastanza soddisfatto. Non, cioè non canto gioia, ci siamo autoslandati 2 volte, delle lande forti, indubbiamente. Però, sai, non è proprio quello che vorresti vedere contro V-Control, vorresti vedere i tuoi land drop tranquilli per un tot, proprio let the flow go. Let go the. Vabbè, avete capito, pescare le lande e farle, abbiamo finito turno 4. Non sarebbe affatto male. O non lo sarebbe stato. E lui ci dice: tranquillo, i land drop li faccio io per tutti e due. E ti dico grazie. Allora. Ci
Facciamo automaton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con lui, vorrebbe dire companion gratis, ma è la Madonna. A 3, 4, cryptic command, davvero? Beh, Cryptic Command, però ragazzo mio, cioè siamo rimasti nel 2016, no, beh, 2016 no, però siamo rimasti abbastanza indietro, eh. Abbiamo un board, eh. Il problema è che tra pochissimo non l'avremo più. E che siamo monolanda, soprattutto. Perché se, cioè, dici, vabbè, stappo, faccio placca sul 4-4, comunque ti meno. No. Sì. Jace, Mind Sculpture. Va bene. Vabbè, mi rimbalzi l'8-8. Ok. Vabbè, Jace ha fatto il suo. Mando due su Jace per forza. Vabbè, mando due piccoli su Jace, uno grosso su di lui. No, uno grosso non posso mandarlo su di lui, però possiamo fare una placca che fa ingrossare lui. Ho 2-4-4. Split 4-4. Anzi no, facciamo così che sono sicuro che Jace muoia quantomeno. Vai. Tocca a te. Siamo l'Italia il prossimo turno? Forse. Forse perché c'è comunque una simpatica Solitude. Beh, oddio, Solitude. Gioco una lista del 2016, quindi non lo so se c'è Solitude, però potenzialmente c'è. Clack, quanti ne farebbe? 1, 2, 3, 4, 5 e basta. Perché adesso immagino Vratta. 5, 4, 9. 5, 4, 9. Possiamo spostarla instant. Il problema di spostarla instant è che non abbiamo pezzi, cioè attacchiamo con meno pezzi. Noi così ne abbiamo 12 letali. Il problema è lo Snapcaster o la Solitude che ci fa il blocco su un pezzo e non siamo più lethal. Tre, quattro, cinque, Teferu. Teferu. Ok, Madonna mia. Vabbè, immagino sempre Solitude come risposta alle nostre cose. O comunque uno Snapcaster che ci unblocca perché è giusto che sia così. Possiamo pescare Metallic Rebuke, mazzo, per favore? Quasi, siamo lì. 4, 8 e 5. Ma io provo ad attaccare con solo i due pezzi qua. Vediamo. Un buco. Spostiamo instant sto coso. Forse potevo mettere placca già su un pezzo per essere lethal e poi spostarlo comunque. Questo è stato un errore. Uno craft. Vabbè, ok. Grazie. Non la attacchiamo più. Vai a 4, passo. Mano una carta fingendo che sia counterspell. Ma tanto verdetto supremo è incounterabile. Sì, lo so, zii, però i giocatori di control, se hai una carta in mano, normalmente ti guardano e dicono: oh mio Dio! Ecco, quindi noi stiamo giocando su questa cosa. Magari sbagliamo, però. Oppo, ho una carta in mano, quindi c'hai l'ansia, lo so, lo so.
Out of Teferi. Quando entra, esili un altro permanente. Puoi attivare due volte. Ah, ok, quindi hai 4 mana poi dopo. Va bene. Meno che tu non ti voglia esiliare Teferone. Ah, si vedrà andare così a 5 mana dopo. Per Solitude, ok. Madonna, che mazzo strano. Ci perderò, ma 100-100, però. Vabbè, allora c'è da dire che il mio 4-4 con Ward 2, anche se dovesse fare Solitude, non muore. Però c'è anche da dire che quel cazzo di Out of Teferi, insomma. Possiamo pescare Metallic Rebuke, mazzo, per favore. A Ward 2, 1, 2, 3, 4, 5. Eh no, muore anche lui, eh. Madonna, disperato? Desperate. Sono contento, eh. Che schifo. Attacco con tutto. Se mi fa settle the wreckage, droppo qui il video. Ho l'ansia, cioè non sembra, ma giuro, no, probabilmente sembra anche, avevo un'ansia, un sacco di ansia. Ok, ma Oppo mi aveva scritto per caso qualcosa, no, perché volevo vedere tipo, ah, lol, aveva vinto lui. Va bene così. È incredibile come abbiamo vinto questa partita. Due volte, doppio autoslando e abbiamo vinto. Bravo. Devo ammettere che non mi è dispiaciuta questo tipo di partita. Patchwork ha fatto il suo. Bravo Patchwork. Io che non ero fiducioso in te, mi sto un po' ricredendo. Abbiamo abbassato di 3 drop a 0, che non è proprio poco. Forse possiamo pensare addirittura di rimetterne una e di togliere la Aether Spellbomb, che fa schifo. Chiaramente rimetto Welding Jar per giocare sopra la sua Vratta, che è incounterabile, ma tanto qua, cioè è un bel chi se ne frega un po' più grosso, no? Me l'hai presa, giusto? Sì, confermiamo. Noi possiamo fare schifo con questa mano, Mulligan. Poi, oh ragazzi, oggi però veramente ce l'abbiamo tutte addosso queste cose. Keep. Via una Mistvolt Bridge. Lo so, ho messo via una terra, ma prima ho vinto con una, adesso due, mi sento abbastanza stress, proprio tranquillissimo. Questa, la saga purtroppo non potremo farla di secondo perché voglio risolvere Patchwork Automaton e ho molta paura del fatto che lui possa fare marcia in risposta al trigger e noi lo guardiamo e facciamo meh. Quindi non credo che, a meno che non si tap out per fare qualcosa. No, ok, già questo è un counterspell. Sì. Va bene, tocca a te. Sono distrutto un dito. Ok. Terra. Ok. Springleaf. Sto indietro, sto facendo proprio quello tanto indietro sta partita. Tengo open il mio bel Metallic Rebuke e passo. Il nostro coso qua costa 1, 2, 3, 4 in meno, quindi costa 3. Passo. Va bene, giocheremo a fare i pupazzi, chiaramente. L'unica cosa è che dobbiamo pescare un'altra terra. Una speranza un po' vana, ma insomma, non ce l'abbiamo. Oppo è estremamente lento, cioè io capisco giocare contro, ma se io ho 17 minuti e tu ne hai 10, qualcosa va molto molto male. Ok, lo accettiamo. Quindi tu hai la Vratta.
come i Pokémon. Va bene, pesco. Ma beh, è una terra. Comunque lui ci costa qualcosa in meno. Automaton mi è spiaciuto, cioè doveva passare il primo. Il secondo automaton forse era da lasciare andare. Se ne vorrà andare. Va bene. Vai a quattro carte. Chiaramente andremo ancora a prendere Gravedigger's Cage. Qua facciamo un token per forza di cose. Lui se vuole può fare. Però così mi risolve Teferi. Sono un po' un coglione. Perché mo mi fa Teferi e io muoio. No. Beh, devo ammettere che siamo fortunelli, eh. Però devo stare attento a Vratta, quindi qua credo che farò solo Springleaf. Mana neutral? No, 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 faccio niente, uguale attacco. 6. Chiaramente lui, mi aspetto delle Vratte, eh. Oh, qua io glielo devo tirare. Vai, sei a te. Molto preoccupato però. Allora, partiamo col pesco 2. E vediamo cosa succede. Che me lo counteri? Ok. 7. Quanti sono? 729. Se io faccio questo diventano 9 e 3, no, 8 e 3. No, fa schifo. Tengo in mano ancora Companion qua. Potè! Eh sì, certo. Che schifo. Due carte in mano. E noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Può pagare World? Mamma mia, che brutta sta mossa. A meno che non mi voglia spingere a giocare nella sua Vratta. Minchia, sarebbe una giocata di quelle che dovrei fargli chapeau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno chapeau all'Antonio Cassano? Scopriamolo. Vai. Ok. Ansia totale. Ok, Teferone. Cioè, ok, però dobbiamo attaccare Teferone tra l'altro sto turno o attacchiamo lui? Bella domanda questa, eh. Che lui fa un sacco di vantaggio mo con Teferone. E che palle. Attaccare Teferone. Tra l'altro con due pezzi fa pure schifo. Teferone che fa nebbia mi dà sempre un po' di problemi. F6. Non lo so, era giusto attaccare Teferone? Ditemi la vostra nei commenti che ci sono giocatori molto più esperti di Affinity rispetto a me tra chi mi segue, quindi fa sempre piacere avere un'opinione. Che palle, cazzo. Che questo non sia niente. È una spell bianca questa. C'è da dire che così portiamo lui fuori dal blocco di solitude. Non è che. Target player draws due. Madonna mia. C'è proprio. Ok. Attacco te. Chiaramente. 1. Vai pure.
sempre, come sempre, teniamo una carta in mano contro il giocatore di control essenziale, come direbbe Marco Mengoni. Ok, un bianco, hai tappato un bianco, cioè non posso dirti ok, hai tappato un bianco, sono teso, c'è proprio della tensione nell'aire. Va bene, cosa fai? Rimbalzi quello. Corretto. Stappo pesco. Pesco 2. Cosa puoi avere nella mano? Che non so se c'è qualcosa che ammazza sto coso, no? Attacco lui, non te feri. Ah, Snapcaster, eh? Credi di essere una persona così simpatica? Bastardo. No, scherzo. Ci mancherebbe. Super giusta questa cosa, chiaramente. Va bene. Ok. Non ci sono l'artefatto che mi possono aiutare, quindi vai. Progmite la teniamo in mano. Una terra forse. No, vabbè, no. Avessimo pescato la saga l'avrei fatta, però. Ok. È a uno. So che a uno non è mai morto nessuno. Sarebbe bello che non fosse così, possibilmente questa volta. Anche perché a uno c'è lui, se ci fossi io. Però, essendoci lui. No, adesso posso staccare anche solo col. No, se attacco solo col volante fa schifo. Perché lui mi fa solitude sul volante e ho passato un turno a fare niente. Teferoni, quindi ha due mana. Beh, due mana ci stanno. Perché. No, muore. Così ho vinto. Ok, va bene, perfetto. Contro V-Control, ragazzi, ma V-Control del 2016, questo Affinity è molto molto forte. Quindi adesso andiamo un attimo a fare una pausina per bere qualcosa e poi ci vediamo per il secondo game in 3, 2, 1. Col game 2 scopriamo se siamo tornati nei giorni nostri o se siamo ancora rimasti un po' indietro nel tempo. Iniziamo noi, possiamo fare niente. Passo ancora tutte le volte, oggi, no, oggi in realtà, da ieri. Anche questa mano non è che mi dica proprio una maniera incredibile di fare le cose. Però credo di tenerla. Per sfruttare il valore di Patchwork. Tolgo Mirror Enforcer, Dan, faccio terra tappata. Passo. Sperando di pescare la seconda landa. Che se pesco la seconda landa faccio Patchwork e passo. Che comunque. UR, vediamo se. Ah, UR, l'ultimo video che abbiamo fatto aveva una paura fottuta di Patchwork Automaton. Quindi la nostra speranza è che peschiamo la seconda landa per farlo stappato. Che palle. Ok, Springleaf a questo punto. Giochiamo questi pezzi e il prossimo turno proveremo a farlo, a fare patchwork. Prossimo turno posso fare se pesco landa posso fare patchwork in tu cose, vai. Peccato, abbiamo tenuto monolanda, non siamo stati rewardati dal mazzo. Con cui ormai c'è del sentimento, cioè potremmo anche permetterci mazzo. Urca trota, Living End. Living End è molto molto peggio di UR. Ha tenuto a 7 tra l'altro. Beh, qua gestiamo G2 e G3, però da quando abbiamo messo Patchwork abbiamo ridotto gli slot per il cimitero. C'è da dire che magari l'ultima league, se Patchwork adesso si rivela ok, la farò con i Patchwork ma con gli slot dedicati al cimitero invariati, andando a toccare, credo, Cursed Totem, che è una carta che è forte contro il matchup dove il nostro mazzo però purtroppo fa un po' schifo, tipo i Mirror contro UV Affinity, quello è veramente un matchup inguardabile, cioè c'è poco da fare. Saga è una carta ok. Facciamo patchwork. Anche se secondo me siamo morti. Siamo
Siamo molto morti. Facciamo questo. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ah, abbiamo X cascanti per permetterci di fare questa cosa, eh. Vai. Non possiamo raidare questa Urza Saga fino alla vittoria con te che salti land drop? Non credo. Non credo proprio, onestamente. Però, uno ci spera, no? Ok. Ok, andiamo a G2 senza problemi, proprio in maniera molto tranquilla, veloce, senza passare dal via. Tormod Crypt, Metallic Rebuke, e togliamo i Patchwork Automatons. Le Welding, no, Welding abbiamo detto di no. Griftiger chiaramente non va messa. Tolgo un drop a 7. È buona, sì, e purtroppo solo due slot di side, cioè solo uno slot di side dedicato al cimitero è poco, lo soffriamo tanto dove ora. Ah no, le dumping. Via questa, via un ornitottero. Nettlesist rimane. Che cacchio tolgo come ultima carta? Su un altro drop a 7. Proviamoci. Non sono sicurissimo che sia una salida ok. L'ho beccato una volta sola, Living Hell. Abbiamo vinto, ma. Dumping. Noi facciamo terra tottero. Terra placca. Dumping meno col tottero. No, fa schifo. Proprio schifo. Vabbè, ho capito. Allora, la dumping l'abbiamo messa. Giustamente il nostro mazzo dice: mo l'hai messa. Cazzo, tu te la tieni. È una saga. Via una saga. Ne facciamo terra, welding jar, ornithopter. Direi. Vai, tocca a te. Di secondo faremo Urza into Dumping Sphere. Beh, qua se mi fa Force of Vigor, sti cazzi. Cioè, aspetta, giusto per salvarci Tottero bello, che è bello da vedere. Ok. Sì. Saga. Il trigger più veloce della luce, per favore. Grazie mille. Dumping che gli rallenta la cascata. Non è bello, eh. Cioè, non è bella. È meglio di altre robe che abbiamo nel mazzo. Sì. Si merita una Force of Negation? E la Madonna. Vai. Merca miseria, non pensavo. Guarda te. Sì. Qua facciamo un ottimo 3-3. Passo. Madonna, che veramente è un matchup orripilante, secondo me. Sì. Perché adesso comunque noi siamo indietro di un turno rispetto a lui, nonostante non abbia niente. Capisco perché abbia fatto quella Dumping Sphere così, perché ha la cascata di terzo con dei gigacosi al cimitero, insomma. Ok. Una Living End accesso. Dai che le altre due ce le hai in mano. GGVP. Sa di no, eh. Ok.
Magari non ha lavanda. Magari. Siamo sempre pronti ad accettare le sfighe. Ce l'ha. Porca c'è la puttvacca. Va bene. Vieni qua. A fine turno farà delle cose, chiaramente. Io posso anche decidere di non fare assolutamente niente e fargli pensare di avere, ad esempio, un counterspell. Ma lui se ne batte il cazzo, giustamente, tra l'altro. Perché così gioca con la sua Force of Negation, che ha in della mano. Vacca la miseria. Hai fatto. Non siamo felici, per questa situa noi. Ma per niente proprio. Ok. Andiamo a prenderci tipo Drum, facciamo Saga. Ok, 1, 2, 3, questo non possiamo neanche farlo. Questa 3. Vai, resistiamo un giro. Sono 8, no, non è vero, non sono meno di questi. Sono 8 e 7. Un giro resistiamo anche con una Violent Outburst, mi sa. Andano 4 e 6, 10, 18. Andiamo a 2. Cazzo. Problema, è un grossissimo problema. In realtà possiamo parare il 3-4. Tanto lui non può fare. Beh, può fare Outburst, va bene. Paro quello, prendo 5, 12. Va bene. Cosa fai, Oppo? Attacchi, li giri tutti? Non giri quello, va bene. Possiamo decidere di rigenerarci il pezzo. Ma questo costa 7, 6, 5, 4, 3, quindi non vale la pena. Ma vale la pena fare lui dopo? O vale la pena fare il secondo? Però diventa un 2, 3 e allora stica, no? Ecco quello. Questo mi ha tolto una scelta abbastanza di merda. Paragon. Togli Saga. Giusto? Guarda, non posso dire niente a quella, guarda, quindi l'hai fatto. Ok. Vuoi togliermi un artefatto? Mi spaccavi sto coso. Che schifo. Costa 3 questo. Che para. Ci blocca in maniera imbarazzante. Va bene. Purtroppo, brutto matchup. E poi con la side. Beh, era un pezzo in più e non ne erano 100. Però poteva dire la sua. Vabbè, niente. Abbiamo vinto contro UV Control. Abbiamo perso contro Living Hand Control. Quindi se conto i control. No, scherzo. Beh, è andata un po' così. Mi spiace perché avevamo un match finora contro Living Hand e ce l'avevamo vittorioso. Quindi il matchup torna a essere un po' così altalenante. Ma credo onestamente che penda più dalla loro che dalla nostra. A essere totalmente onesto, comunque ci vediamo a breve per G3. Terzo match on the play, on the draw. Ma keeperemo questa mano, dai, non è affatto male. Noi possiamo fare terra passo, terra, patchwork, ornitottero. Se peschiamo un altro drop a zero, ok. Contro cosa siamo? Ponza. Quindi partiamo di terra indistruttibile, che non si sa mai, va. Vai. Forse Ginger Boot potevo farglielo, eh. Giochiamo tutto su Patchwork. Vrene 6. Forte Vrene 6, molto forte. A 50, 60, no? Ok, sì.
Allora facciamo Dark Steel. Pa sì, potevo fare. Ma no, Gingerbread moriva da Vren, quindi sti cazzi. Va bene. Vediamo come se la cava Patchwork se muore subito. Perché comunque il Ward può pagarlo. Lo portiamo a 4, eh. Non è poco. Zio, quando te la senti? Ho fatto un ornitottero. Bello, ma un ornitottero. A noi contro gli RG deck non abbiamo una bella history con questo mazzo, eh. Quindi vediamo di fare del bene, mazzo, perché insomma dobbiamo riprenderci dalla figuraccia delle ultime volte, che la prima league abbiamo fatto 3-2 perdendo da 2 RG. Che insomma non è una cosa che mi concedo molto spesso. Tocca a te. Adesso puoi andare. Tanto il prossimo turno possiamo fare Jailbreak e Thought Monitor perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, togliendone 1, 5, 6, insomma non è poco. 2 ne togliamo, mi sa. Ranilla. Ok. Forse non possiamo fare Thought Monitor, però non è detta l'ultima parola. Adesso fa Vratta, cioè fa Anger of the Gods. E io rimango, rimarrei basito, giuro. Fare tutto il resto. Questa è quasi peggio. C'è da dire che. Ok. Va bene, cioè questa cosa costa due carte. Dovrei essere felice, lo so, ma non. Adesso mi fa un'altra Fury? No, ok. Pesco due. Facciamo saga. Cioè, scusa, facciamo Welding Jar. Attenzione, Bolt su Thought Monitor. Stomp, Boseju. Vabbè, peccato che non ce ne abbiamo più. Ok, che palle. 60 carte, uno dei mazzi più stupidi della storia del Magic perché giochi RG e riesci ad avere tutte le carte giuste per frantumarmi il cazzo. Allora, andiamo avanti. Facciamo Pitting Needle. Metallic Rebuke, Etch Champion, pure se sei Boseju. Vabbè. Memnito, Urza Saga. Relic la lasciamo, Shadow Spear la teniamo. Ma togliamo Vita Spellbomb che credo sia un cesso. Patchwork mi sembra ok. Togliamo una placca, un drop a 7. Vai pure. È veramente uno dei mazzi che mi sta più sulle palle giocando Affinity. Cazzo, quando lo prendo che gioco Stormo, che gioco tutti i miei cacchio di combo, rido come un bambino. Ma qua, oh ragazzi, veramente orripilante. Terra Springleaf. Keep. Sembra un keep questa mano. Sì, la seconda terra era meglio, però in realtà però vabbè. Se peschiamo la seconda terra è molto meglio questa mano. Mazzo, impegnati. Sì, anche perché così non posso far ranella di secondo, sbagliati i calcoli. Tiltato per quella. Bravo, mazzo. Tu sì che mi VB. Placca. Tocca a te. Peccato che non abbiamo Thoughtcast ma Thought Monitor, però. Ma veramente? Concedi. Collector Roof, direi che RG è un matchup che si conferma del cacchio in maniera incredibile, però non capisco chi siano le persone che lo giocano in questo momento del meta, dato che mi sembra fare schifo. Potrei non capire niente del Magic, ma mi sembra brutto, cioè, tolto Vren, non credo che abbia buone partenze, a parte l'essere tiltato perché veramente è il matchup che non vuoi mai incontrare se giochi un qualsiasi mazzo a base artefatti e incantesimi, ma specialmente artefatti. Però
Che scelta, cioè opinabile, veramente opinabile. Dai, vediamo di vincere le ultime due perché il mazzo non ci ha ancora dato una league negativa. Vorrei continuare su questo andazzo. Allora, riprendiamoci dal tilt, grazie ai giocatori di RG, e partiamo noi con una buona, buona, buona mano. In realtà lui ha fatto il suo, cioè non è che possiamo dirgli niente. Ha deciso di giocare con i mazzacci. Keep. Parto di Treasure Vault, passo e poi faccio Automaton e vediamo che succede. Vai. Lui gioca Yorion. Potrei anche fare Patchwork, passo. E il turno dopo fare Patchwork, ba 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 ba. Vediamo cosa succede. Spero che non abbia marcia in... Tantissimo, spero che non abbia marcia. Proprio un casino. Faccio terra passo. No, scusatemi, non terra passo, terra automaton. Passo. A meno che adesso lui non faccia marcia qua, ma sarebbe da infamia, infatti. Vediamo come se la cava questo automaton. Lui che potrebbe. Vren muore istantaneamente, proprio alla velocità del suono. Ok, perché ci toglie un po' di pezzi. Ti prego, fai ping! Porca i valetto ward. Sperando che lui non giochi le vratte. Certo, potrebbe avere il simpatico Magus of the Moon, però. Ok. No, aspetta, era 12, era molto il turno dopo, tra l'altro, se non attaccavo Vren adesso. Bella scelta, Flavio. Il proprio l'impeto, l'impeto di fare la cazzata. Ma no, va bene così, via tutto il value possibile da quel mazzaccio, dai, su, 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 su. C'è da dire che anche doppia Welding Jar è abbastanza fastidiosa. Sì. Ok. 7-6, non ne fanno abbastanza. Devo pescare un artefatto a costo zero. Mana per noi. Prendiamo. Questi diventano. Con l'isola, questi diventano 7 e 6, 13. 14, 15, 16. No, credo che vado comunque di Springleaf Drum. Ok. Beh, lui può togliermi uno dei due comunque. Perché Solitude ha due, cioè ha due open per fare Solitude. E infatti, vedi, prendiamo mana blu dal più grosso. Ho sbagliato, devo attaccare lui. Ok. Guadagno 6, che in questo matchup non è incredibile come cosa. Ok, attacco. Vai. Ho sbagliato. Devo attaccare lui in un Vren. Ho sbagliato. Peccato. Allora, contro 4C dicevamo che effettivamente Patchwork è lo spot dove dovrebbe migliorare il matchup brutto.
Sembra di sì, nel senso che comunque gli ha portato via questo game 1 facendo. Beh, abbiamo fatto una partenza drammatica, cioè da fare veramente difficile questa cosa, però. Pitting Needle per Bosei giù. Metallic Rebuke Edge Champion. Basta, credo che la sei data ci sia. Mirror Enforcer ci può salutare. La saga la lascio. Loro giocano il Magus, però una saga la lascio. Cioè, le saghe le lascio tutte, così. Per simpatia. Possiamo Togliere, credo, Relic. No, però Relic mi piace contro i suoi Bosei giù. Forse Aether Spellbomb. Ma non è detto, potrebbe essere. Che cacchio tolgo? Una placca. Nettle si sta, ho scoperto essere molto forte. Un drop a 0, forse 2 che tanto va bene. E l'ultima che tolgo. Beh, Springleaf posso scendere a 3. Adesso lo so che ho fatto una cosa che non si dovrebbe mai fare, ma non mi si. No, potrei giocare a 61 invece di fare sta cazzata. Però proviamo così e vediamo. Kippo. E comunque patchwork di secondo io glielo propongo. È un patchwork piccolino rispetto a quello di prima, però. Sembra che sia una carta forte, non vedo perché non farla. Abundant Grow, Into Frenzy 6. E che cazzo, bro. Cioè, sono veramente iscritti al faccio quello che voglio. Mist Vault passo. Adesso farà Vrenne 6, Teferino. Ma proprio palese. Cioè, è vero che sto mazzo pesca, però mica. La prima mano, tanta carta. Oh, non abbiamo Vrenne 6, sono contento. Qual è buona contro Mar? Cioè, è buona. Vabbè, proviamo a farla così prima. Io passo. Faccio lui e passo. Tocca a te. Non è proprio forte come prima, ma il suo lo può fare. Ok. Però siamo bravi a pescare gli automaton quando servono. Secondo me, perché ho ascoltato i vostri consigli, vi prego, datemene di più, tipo fai 5-0, vinci una challenge, cose così. Un po' più decisivi di gioca i patchwork automaton, ragazzi. Su. Credo in voi. Anche perché questa è la penultima league. Datemi il vostro. Cioè, voglio tipo l'energia sferica, una roba di questo genere. Sarei contento. Siamo pochi, cresceremo, perché cresceremo tutti insieme con questo canale. Ma energia sferica, per ora piccolina, ma incazzatissima. Lui ha una paura fottuta che io rifaccia la cosa di prima. Ha ragione ad avere paura. Nel senso, non la farò, però ha ragione ad avere paura. Teferino. Che mi rimbalza. Urzazà. Ok. Ah, mi spiace non fare il token in questo particolare spot, però. Uno, due, tre, quattro. Io qua pesco due. Poi dopo faccio Relic. Facciamo anche lui, guarda. Attaccheremo. Lui non ha Death Touch. Può avere Vratta, il nostro simpatico amico. Non è proprio una figata pazzesca, però. Tra l'altro, Ago Spinale devi chiamare pure Bosei giù. Cioè, un cesso. Perché andremo a prendere Ago Spinale adesso? Non ha fecciato. Perché non hai fecciato? Cioè, è da pazzi. Ok, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. La rata non me la puoi tirare. E io dopo pescherò due. Il problema è che può avere Solitude più il Ward. Questa cosa mi scazza.
Yes. Non ho la tenera. Ma perché non l'ho rigenerato? Perché sono un coglione. No, no, beh, ci sta in realtà, dai. Rigenero. Giusto, giusto, perché avevo pensato di rigenerare questo, quindi la vedo corretta come linea. Però l'ho preso dal momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo so, dovevo fare prima questo. Ho sbagliato. Ho sbagliato proprio, ho detto sì, è giusto fare la spell. Dovevo fare quella giusta, però. Vai. Abbiamo Lethal on board. Siamo Lethal? Sarei Lethal. No, aspetta, com'era? Ah! Sono Lethal. Soprattutto per il mio Ornithotter. Incazzatissimo, Ornithotter, una bestia incredibile, Ornithotter. Sì, Patchwork Automaton è molto forte contro 4C. Ammettiamo questa cosa, devo dire che ci avete molto molto preso. Venga, è fortissimo, non ho fatto neanche in tempo a fare un attacco su di lui. Veramente pazzeschi. Ok, siamo 2-2 ragazzi. 2-2. Quindi andiamo all'ultimo match, consci del fatto che se non vinciamo questa league sarà una vera merda. Chiaramente stavo scherzando, in realtà la league è andata bene a prescindere dal risultato finale, anche se vorrei fare 3-2 almeno e non 2-3, siamo sul play, questa cosa di solito con il nostro mazzo potrebbe aiutare un pochino, questa mano però è un mulligan. Eppure questa però, non avendo una terra per Springleaf, stiamo costretti a mulligare a 5 ragazzi, che schifo. Mulligan a 5. Ragazzi miei, qua non ne usciamo vivi. Non ne usciamo mai. Keep, via placca, via bomba. Done. Ok, contro cosa siamo? Di solito l'ultimo match, becco, martello o via affinity. La scelta. Vediamo contro cosa siamo. Cioè il cugino, quello. Via affinity è il cugino del nostro mazzo, quello più grande, che ha sempre avuto i giochi più fighi dei nostri. Fammi Inquisition. Oh, Yawgmoth. Azz. Yawgmoth non ci ho mai giocato, ma non deve essere fantastico. Cosa? Non ho gli aghi spinali main deck. È questo un grossissimo problema. Quindi dovrò andare a prendere tipo relic. E loro giocano anche i Magus. Adesso non so se le ultime liste di Demonic Tutors abbiano i Magus o meno. Però ci farei comunque un po' di attenzione. Perché no? Per non sbagliare. Dite voi. Oppo, Deep in the Tank a turno 2. Cioè, se riesce a uccidermi adesso, GGVP. Cioè. Abbiamo del mana, un sacco di mana. Ma no, meniamo forte, un sacco forte. Che è peggio di avere del mana, un sacco di mana. Uno, due, tre, quattro. Passo. Sì. Opponente. Ah, però pure lui ha tre carte. Ma lui è mulligato. Scusa, non mi sono persa sta cosa. No, sì, è mulligato a 6. Se io faccio un pezzo è un 1, 2, 3, 4, 5. Tiro. Mi va anche bene. Mi potrebbe fare Griest dietro, spaccarmelo e tiro anche qua. Questi cazzi, cioè, sembra ok. Vai.
Vediamo. Yagmoth è un problema, chiaramente. No, Geist. Shrinerud Geist, nuovo, va bene. A 3, faccio Christ. Corretto, ci sta. Li gioca, è giusto che li veda. Forse potevo prendere 4, farmi i cazzi miei. È buona. Va bene. Poi mi toglie Memnito, mi toglie due pezzi. Che schifo. Che roba. Ho sbagliato con quel blocco, sì. Ho proprio sbagliato, devo farmi gli affari miei. E invece, poco furbo. Lo ringrazio, ma poco furbo. Relic, mica palle pescare le carte così. Vabbè, qua prenderemo chiaramente. Come si chiama? Tamburo. Una carta in mano per lui, dei drop forti per me, passo. Vediamo un po' cosa ci propone il nostro simpatico amico io dopo, meno fortissimo, cioè proprio in una maniera incazzata che tu non ti puoi neanche immaginare. Però immagino che lui abbia delle risposte alle mie voglia di malmenarlo. Ok, azz, tre pezzi con Undying, non riesco a stoppargli la combo. Due pezzi, va bene. Certo, siamo morti al primo top deck di corda. Insomma. Vabbè, qua attaccheremo l'equipo. 11 ce li hai? Sì, ma devi farti partire tutto il board. Qua li tolgo Grist e siamo deboli nel suo top deck, ma a quello ci possiamo fare poco. Tanto abbiamo recuperato un tot di vite. Vai. Il suo top deck forte è Grist, Yagmoth, Korda, Eldritch Evolution. Ne è un botto. Ne è veramente un botto. Bop non è uno dei suoi forti. Ok. La nostra speranza è che lui continui a fare schifo. E noi peschiamo dei pescadue. Mazzo. Bravo. Devo essere più specifico? Vorrei pescare un altro pescadue con questo pescadue. Beh, quasi, però placca. Cioè, Saga mi va bene. Facciamo Springleaf, attacchiamo con il nostro simpatico 13-13. Ok, sì, comunque hai tre pezzi con Undying che non sono proprio facilissimi da gestire. Siamo a 40, non può scombare di Yagmoth. Ah sì, no, hai Blood Artist. Equipo qua. Devo usare Saga come mana qua. Cioè, la scelta più safe è lasciare stappata la terra indistruttibile, chiaramente, però. Ha questo top deck per vincere lui. Non è che possiamo dirci tanto. No. Dai, ma tiro, mi fa schifo questa cosa, ma E mi spari il 12-12, occhio e croce, perché sennò muori. Dai, l'hai fatto, non ho robe per. Va bene, se l'hai fatto, sì, ok. Prendo 38.
piacevole. Allora, più che altro non abbiamo altre cose forti di saga se non le due che abbiamo già in campo, quindi... Ok, vabbè, li uccideremo Grist. Beh, del value, insomma, mi sembra bellissimo fargli fare del value. Anche perché tanto poi facciamo un 27-27 di nuovo Lifelink Trample, insomma. Vai. E comunque ricordo a tutti che la sua combo gli costa una vita, però c'è in campo questo cessone qua. No, io sono sempre che dico, è andata, corda è andata. Peccato. Molto triste questa cosa. Certo. Cosa si è saccato? Morti. Peccato. Molto molto peccato. Ma se fa perdere Hexproof, quindi niente di che. Cacchio. Non l'avevo fatto, sì. Vediamo se lo fa un paio di volte in risposta, glielo faccio vincere, cioè voglio vedere solo che ha capito. Ok, ho capito, va bene, va bene. Super ok, non credo sia un matchup fantastico. Peccato perché avevamo un turno praticamente. Con un turno vincevamo e pescavamo il nulla, chiaramente. Non è che mi aspettassi chissà che cosa. Non abbiamo risposte main deck. Prendiamo Pitting Needle, Grave Digger's Cage, doppio Dispatch, Tormod Crypt, Metallic Rebuke. Credo anche che siano ok, ma forse stiamo sidando un po' troppo. Togliamo Nettlesist, Patchwork Automaton in questo matchup non mi sembrano essenziali. Possiamo tagliare sicuramente un paio di drop a zero. Lui potrebbe avere Magus, però sa che è veramente veramente forte. Gingerbread e drop a 7. Quindi proviamo così e vediamo come va. Ormai sto sidando a una velocità della luce, ma questo non vuol dire che lo faccia bene, vuol dire solo che lo faccia velocemente. Però, dai, dai, mazzo. Io credo in te, credo che possiamo farcela insieme. È una cosa che possiamo fare. Ero convincente. Spero di essere stato convincente perché se no mi si spegne in mano di nuovo e qua ci moriamo senza passare dal via. Però, insomma, aia, vediamo un po' Yawgmoth cosa ci può raccontare. Manca una league. Mi viene quasi da piangere, il mio piccolo Avvo. È cresciuto con me. No, in effetti non è cresciuto con me. Era già molto ben formato, però. Va bene. Allora, non è l'ultima partita. Questa è G2 e siamo, ce ne manca uno ancora. Noi facciamo terra, noi fa schifo. Ok. Noi facciamo terra, questo, fa schifo uguale. Tra l'altro. Che palle ste mani, ragazzi. Però così non vinciamo mai una partita di Magic, eh. È vero che abbiamo Ago Spinale di terzo, ma vuol dire anche che abbiamo una landa in meno. Poi quell'Ago Spinale lo possiamo proteggere di Welding. Devo far keep. Devo togliere placca. Done. Molto brutta sta cosa. Tutto il mio piano si basa sul fatto che lui non abbia Magus. Qua faccio questa di primo. Tra l'altro Force of Vigor ci frantuma. Vai. Vediamo. Accelerino, chiaramente. Sì.
Tocca a te. Sì, è un piano molto loose il mio, è proprio tanto loose. Ok, perché gli basta una force of vigor in upkeep e ci frantuma tutto quello che abbiamo ragionato. Tutto quello su cui abbiamo ragionato. Sì, impariamo anche a parlare, Flavio, però meglio perché i video su YouTube non si fanno da soli. E balbetto mentre mi prendo per il culo. Cioè, proprio ragazzi, qua siamo arrivati oltre. Sì. Sacco di mana, next and step. Credo che ciclerò. Non mi serve. Oddio, la terra colorata non fa schifo, eh. Abbiamo i dispatch main, decide, quindi pigliamo questa. Prendo mana. Allora, qua prendiamo Grave Digger's Cage. Vorrei pescare due. Credo che pescare due sia forte, soprattutto perché abbiamo pescato anche questa, che non è affatto male. Certo, avessimo delle action in mano non sarebbe una schifezza. Ok, praticamente stiamo giocando Affinity Prison Finity. No, mi viene solo Prison Finity, direi che è già abbastanza brutto come nome, senza cercare di andare a peggiorarlo di più. Ok, a 3. Yagmotto. Che comunque. Un danno. Bel mazzo Yagmotto, veramente. Ci piace. Ok. Oh, questa non è male. Devo fare saga però. Tu costi 1, 2, 3, 4 in meno. Questi 3, eh. Non è poco, però dobbiamo farlo perché se non peschiamo mai più niente nella vita. Sì. Che Metallic Rebuke è bello, eh? Certo, ha 96 mana, però è bella come figurina, una bella art. Sì. Mamma mia, è la prima volta che gioco stanco questo mazzo e pensare a tutte le giocate dopo è difficilissimo. Outland Liberator. Dobbiamo giocare delle spell perché sennò qualcosa lì fa un cazzo di casino. Per forza. E già dopo non ne abbiamo di spell da fare. Pazzesco, eh. Abbiamo pescato un po' che spell e tante lande, ne giochiamo 19 di lande, no meno, quante ne stiamo giocando in questa lista? È 1.3, 18. Dai, ho cioè 5 minuti di clock, madonna mia. Uff. Distruggi, rigenera. Io questo posso fare. Se hai un'altra risposta, bene per te. Ok, bene. Ok,
Che bello Prison. Quanto giocherei proprio con entusiasmo Lantern in questo momento? Almeno avresti un motivo per stare indietro con tempo, per tristezza. Sì, -1, -1. Pesco. Tanto ciampo con qualcosa, non è che devo farci i miracoli. No, ovviamente non ciampo per avere un count di artefatti decente in campo. L'abbiamo fatta. Ok. 16. Dai, per favore. Oppo, dai, su, su, su. Me lo chiedo. Oh, bravo, ce l'abbiamo fatta. Sì, big things, non ho capito di cosa, perché, minchia, cioè, hai solo le risposte. 1, 2 artefatti, facciamo terra tappata passo. Potevo fare terra stappata, potevo fare il pupazzo, ma chi se ne frega. Non capisco tutto questo suo thinking. È tediante, eh? È una partita molto molto noiosa da giocare. Certo, l'hai fatto. C'hai due carte in mano. Oh, mamma mia. Quando fanno così è proprio una roba fastidiosa. Io non capisco. Cioè, capisco che ci vorrà del ragionamento, tutte le tue belle menate. Però porca Eva. Ah. Qua lo so che non dovrei farlo, ma ormai sono disperato. 4-4, guadagni 1. Ok. E io sono un pirla che devo stare fermo. Sì. Sì. Sono in F6, guarda. Ok. Dai. Devo stare fermo, eh. Beh, lui ci ha fatto del male. Ok. Metti -1, -1 qua. Mi togli il pezzo. Non sapevo che poteva fare tipo Endurance. Boh. Faccio Endurance, non vado in discard, me la mangio per mettere un segnalino meno. Pesco, poi vado in discard uguale. Boh.
Cioè, e di che cazzo ti lamentavi prima? Big thinking di cosa? 1, 2, 3, 4, 5. Concediamo. Questo, cioè, un oppo del genere mi farebbe tiltare in maniera esagerata. Vabbè, niente, è la prima league che va male. Purtroppo sono leggermente salato, probabilmente anche perché sono un po' stanco. I patchwork hanno fatto il loro. Domani magari proviamo a vedere la lista definitiva. Forse due dispatch sono tantini come slot side. Rimetterei un pezzo di 8 per il cimitero. E niente, buon sabato sera a tutti da un giocatore di Affinity leggermente alterato.